Caro, però è vero, io sono scrittore. Beh, caro Nicolai, tu sei molto più che uno scrittore, sei, si sarebbe detto una volta, prima che il termine cadesse in disgrazia, un intellettuale, cioè uno che utilizza la sua testa per prendere posizione su questioni che riguardano la realtà. In particolare noi, se ti ricordi, ci conoscemmo a proposito delle vicende della Russia e dell'Ucraina nel 2014, dove entrambi sostenemmo apertamente le ragioni della Russia di Putin contro il golpe ucraino difeso a piè sospinto dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Tu cosa pensi oggi della Russia di Putin? La Russia di Putin, io credo che è un paese che semplicemente vuole essere un partner di paesi occidentali, quindi partiamo da questo. Russia di Putin è un paese che ha un passato molto pesante, un passato che nessuno rinnega. Io sono stato bambino quando c'era la dittatura comunista, io ho vissuto il bene e il male di quel periodo, però attualmente posso dire che la Russia è rinata, veramente rinata. Il paese è pieno di gente che vuole vivere in piena sintonia con il mondo, assolutamente non c'è nessuna voglia di chiudersi, anzi proprio la guerra ucraina che tu hai citato è uno degli elementi di costruzione di un nuovo muro, di una nuova cortina di ferro, che però questa volta viene costruito da parte degli occidentali, dei poteri del capitalismo propulsivo ultraliberista, no? Noi parliamo di una nuova forma di chiusura dei paesi che le civiltà, chiamiamole così, governate da nuove forme di economia corrotta non sono riusciti a globalizzare. Quindi noi parliamo di un paese che vuole semplicemente essere trattato alla pari con tutti gli altri paesi del mondo. Anche lì vogliono vivere, vogliono fare bambini, bere la spritz di sera, fare amicizia, viaggiare e soprattutto, caro Diego, tu lo sai meglio di me, i russi vogliono essere i partner dell'Occidente. I russi hanno materie prime, le vogliono vendere agli occidentali. Agli occidentali servono queste materie, però i russi non vogliono essere trattati da schiavi, vogliono essere trattati da partner. Cioè, se io ti vendo qualcosa, tu la compri al prezzo di mercato. Se invece tu mi bastoni e dici guarda, quella cosa tu mi dai e io ti smetto di bastonare, questo non si chiama mercato, questo si chiama l'economia di guerra. È quello che stanno attuando in questo momento, insomma. Non dimentichiamo anche il fatto che l'attacco all'Ucraina, il golpe, la rivoluzione colorata organizzata là, nasce con il chiaro intento americano-centrico di rioccupare gli spazi post-sovietici e di americanizzarli integralmente. Certo. È il caso anche della Georgia, di tutte le rivoluzioni colorate o Velvet Revolutions che dir si voglia, nate con il chiaro intento di americanizzare il vecchio impero sovietico. Tutti i progetti della CIA. Esatto. Dopo l'89 in Russia si assiste a un delirante periodo di oligarchia finanziaria, gli oligarchi del periodo di Yeltsin, e poi invece con Putin si ritorna alla capacità oppositiva imperiale russa contro il capitalismo finanziario della monarchia del dollaro, per la socratica americana. Per cui dobbiamo immaginare il presidente Obama a suo tempo che diceva in maniera stilizzata yes we can, e Vladimir Putin che gli dice in maniera altrettanto stilizzata no you can't. Questo è il ruolo fondamentale della Russia oggi, di porsi come nel tempo del comunismo storico defunto, come potenza in grado di frenare il delirio imperialista degli Stati Uniti d'America e di garantire un multipolarismo che solo possa favorire la pace, scaturente non da un'irenica visione di pacifismo generalizzato, ma da un equilibrio di forze reali in campo, come era ai tempi dell'Unione Sovietica, che garantiva con la sua presenza il contenimento dei conflitti e che invece sono esplosi in maniera endemica dopo l'89. Quindi la Russia di Putin svolge oggi sul piano geopolitico, filosofico, politico e culturale una funzione di primissimo piano. Importantissimo, certo. Io, guarda, non ho mai smesso di essere orgoglioso di essere russo e appartenere a questo paese, così come sono orgoglioso oggi di essere italiano. Io credo nell'importanza del ruolo proprio italiano
della ristabilizzazione degli equilibri. E io spero che proprio dall'Italia possa partire un messaggio, un nuovo movimento che potrà riunire finalmente l'Occidente con la Russia. Io spero arrivare al giorno quando la Russia potrà entrare in una grande coalizione degli stati dove saranno abbattute le frontiere e potremo andare magari a fare un viaggio in treno, in macchina o in aereo senza dover chiedere permessi e varie cose, visitare San Pietroburgo, Mosca e altre città russe, così anche i russi potranno visitare. Occorre ripartire dall'unione delle patrie solidali e fraterne e dagli interessi nazionali, non imperialistici, ma nazionali, appunto, nazionali. Dove ciascuno deve tutelare il proprio interesse nazionale e stabilire un rapporto solidale con le altre patrie. Del resto, internazionalismo, a differenza di globalismo, vuol dire rapporto internazione e quindi prevede, cioè, che le nazioni esistano. Globalismo funziona soltanto nella anche come lessico, è un lessico schiavista. La neolingua orwelliana. Penso che siamo d'accordo anche, certo, su questo, che possiamo fare un brindisi alle nazioni, agli interessi nazionali. Ti voglio bene, perché quando ti sento parlare sono veramente orgoglioso che in Italia ci sono i giovani come te. E anch'io sono felice di avere un amico russo e italiano insieme.